abbiamo con noi Elisa Paolieri. Elisa, buongiorno, buona serata, benvenuta nell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, e con te Giovanni Marcantonio, segretario del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Eccoci, Giovanni, Elisa, innanzitutto buona giornata, buon salone. In questo poco tempo che siete stati qua, che cosa avete visto, notato, che aria avete respirato? Del Salone del Libro. Allora, sicuramente tanto entusiasmo, tanti giovani, tanti ragazzi desiderosi di conoscere, di informarsi, e sono davvero contenta. Sono Ipa, poi sì, tanti si ragazzi vedono. Piccolini, delle elementari, quindi un bel inizio. E qua abbiamo una bellissima terrazza su questo mondo. Giovanni? La stessa riflessione, devo dire, è una partecipazione dei giovani massiccia, che può far solo piacere anche per il tema che andiamo a introdurre tra poco, perché coinvolge proprio i giovani, si rivolge a loro e cerca di individuare degli obiettivi anche di crescita e di competenze importanti. No, il progetto di cui andiamo a parlare, che viene presentato io all'interno del Book Club, è il videogame sul lavoro etico che ti fa volare in Europa. Prima di arrivare a questo progetto, però, secondo me vale la pena di dire una parola per tratteggiare la figura del consulente del lavoro, perché non è detto che la mia amica casalinga, di cui io non sono un affezionato, no, abbia pure sempre chiaro nelle varie professioni. Il medico della mutua più o meno sappiamo che cosa fa e che cosa non fa, ma il consulente del lavoro, di cui voi siete l'associazione di categoria, che peculiarità? Ma il consulente del lavoro è il professionista, diciamo, è un professionista che si occupa del mondo del lavoro, è il primario professionista che si occupa del lavoro in generale, del lavoro subordinato, ma anche di quello autonomo, e si sbaglia a pensare che sia quello che si occupa solo della redazione dei prospetti paga, dei ceduli di paga. In realtà le competenze del consulente del lavoro spaziano a 360 gradi sulla gestione delle risorse umane, quindi sia gli adempimenti in materia di legislazione sociale, quindi IMSS, INAIL, ma anche il welfare aziendale, ad esempio, o comunque tutto ciò che riguarda la gestione di un lavoratore. E quindi ci rivolgiamo al mercato del lavoro come attori primari e come, con le competenze specialistiche in questo campo, per appunto fornire la consulenza alle aziende, particolarmente alle aziende, ma ovviamente anche rivolgiamo una grande attenzione anche appunto al lavoratore, alle esigenze dei lavoratori. E qua arriviamo al videogioco, che nasce originariamente come progetto non come un videogioco, ma come un gioco da tavola, poi ha la sua evoluzione, un videogioco centrato sul lavoro etico, quindi sulla legalità in Italia. Perché dalla vostra professione avete sentito importante e urgente sensibilizzare attraverso uno strumento ludico, quindi con un forte appeal, i giovani su questa tematica? Partendo proprio dal presupposto che, essendo una professione ordinistica, fondiamo la nostra attività sull'etica e soprattutto sulla legalità, e crediamo che il mondo del lavoro sia e debba essere fondato sulla legalità. Un mondo del lavoro dove le aziende possono competere all'armi pari in un mercato del lavoro equo, sostenibile, e in cui i lavoratori abbiano la dignità che gli è riconosciuta anche dalla Costituzione. In questo senso vogliamo e abbiamo voluto rivolgere in primis ai giovani la possibilità di acquisire delle competenze o comunque delle conoscenze sulla legalità del mercato del lavoro, ma non solo, anche di tutti gli aspetti che girano attorno al mercato del lavoro e la legalità, quindi la corruzione, il caporalato, il dumping contrattuale, la regolarità dei contratti, ma l'abbiamo voluto fare nelle scuole. Intervenire sin dalla prima istruzione affinché questi giovani avessero contezza di quello che è il significato di un mercato del lavoro governato dalla legalità e quindi dal rispetto delle regole. Ne avete accennato qualcuna, ma quali sono le principali tematiche da affrontare relativamente a questo tema? Quali sono i capisaldi da cui partire e le aree da sviluppare? Genel è un videogioco che appunto si articola su sette missioni. Ogni missione prende
lezione, un lezione al giorno, in una settimana, è un gioco a settimana. No, assolutamente è possibile giocare e da subito arrivare fino alla settima missione. Ogni missione prende il titolo da un tema legato appunto al tema della legalità nel mondo del lavoro, come l'etica, la dignità, la trasparenza, l'onestà, e tra cui anche i consulenti del lavoro, perché la nostra professione, in quanto promotori di legalità, occorre che i giovani conoscano la nostra professione e che magari ti avviciniamo alla nostra professione, ma comunque l'intento è anche che conoscano questa professione affinché nel momento in cui loro si affacceranno al mondo del lavoro, in qualsiasi momento, in qualsiasi problema loro potranno riscontrare, sanno che i consulenti del lavoro li possono aiutare. Come è venuto il passaggio dal gioco da tavolo al videogioco? Perché questo upgrade? Allora, il gioco nasce nel 2019, appunto, come ha detto lei, come gioco da tavola. Aveva le sembianze del gioco dell'oca, dove c'erano il dado, le carte, e si andava avanti con le missioni. Poi è arrivata la pandemia e quindi il gioco non poteva più essere promosso all'interno delle scuole, all'interno dei saloni. E c'è stata a questo punto l'esigenza di far diventare il gioco, di mettere questo gioco online. Quindi nel 2021 abbiamo l'edizione online. Nel 2022 il format diventa proprio un format di gioco, videogioco, videogame. E quindi ci sono state le missioni, le sette missioni, e fino ad arrivare poi nel 2023, dove Genel diventa, cambia anche nome perché da Generazione Legalità diventa Genel, che è stato presentato il 21 marzo scorso a Bruxelles, quindi è diventato il gioco europeo della legalità. Come reagiscono i giovani che lo sperimentano? Il metodo del videogioco è proprio quello di andare a cercare di coinvolgere maggiormente i giovani. Devo dire con curiosità, credo che sia la parola corretta per descrivere quello che affrontano quando si vedono fare alcune domande che il videogioco stesso propone e che loro in qualche maniera devono provare a risolvere. Ma quella curiosità che poi sostanzialmente deve essere soddisfatta con una conoscenza del principio di legalità che regola il mercato del lavoro. Allora, noi vi ringraziamo, vi lasciamo al vostro incontro qui qua alla Sala del Libro, potete approfondire questa tematica, presentare Genel, Elisa Paolieri e Giovanni Marcantonio. Grazie di essere stati con noi, buona continuazione e buon lavoro.